Quest'anno il Salone del Risparmio in questa nuova sede è molto bella, molto ariosa e devo dire che ha trovato l'apprezzamento da parte di tutti. Vedo una buonissima presenza sia nella prima che nella seconda giornata, tanti professionisti che sono venuti appunto a vedere quelle che sono un po' le novità e quello che le società di risparmio gestito e le reti hanno da proporre e da raccontare. Quindi anche quest'anno un'edizione direi in crescita rispetto al passato, adesso non ho i numeri in dettaglio, ma la percezione è che questa diciamo kermesse ogni anno aggiunga qualcosa e diventa sempre più un punto di riferimento del settore. Noi siamo presenti dalla prima edizione perché siamo una delle società leader italiane, siamo la prima società indipendente e al Salone portiamo ovviamente oltre alla nostra presenza di società italiane importante, perché questo chiaramente è un punto sempre da evidenziare in un mercato spesso diciamo occupato anche da operatori esteri, ma portiamo sempre quelli che sono i nostri temi della metodologia di investimento, dell'educazione finanziaria, della formazione sia della parte diciamo professionale del mercato ma anche degli stessi risparmiatori. Sono temi che servono evidentemente per creare cultura finanziaria, che non ce n'è mai abbastanza, ma senz'altro è un ingrediente fondamentale per far crescere il mercato nel complesso. All'inizio del 2016 il mercato ha presentato elementi di volatilità che già si erano visti già anche nel 2015, ma sostanzialmente per una serie di motivi determinati da una politica monetaria molto molto espansiva che ha fatto sì che evidentemente anche le scelte di investimento non sono così semplici come in passato, dove bastava acquistare un singolo titolo, un'obbligazione per avere una cedola. Oggi senz'altro il ruolo del consulente finanziario è diventato ancora più centrale rispetto al passato, perché serve un po' per aiutare i singoli risparmiatori a capire chi sono in termini di profilo rischio rendimento e poi di trovare quelle che sono le soluzioni in termini di prodotto. Quest'anno, dopo anche le recenti manovre della Banca Centrale Europea, questo fenomeno in qualche modo si è accentuato. Vediamo sostanzialmente sulla parte obbligazionaria, sulla parte governativa, ormai abbiamo tassi negativi fino all'orizzonte di 6-7 anni e quindi evidentemente quello che sta facendo l'industria è di trovare dei prodotti che comprendano diverse asset class. La nostra proposta in modo particolare va su tutto il mondo dei flessibili, dei bilanciati, cioè prodotti che al proprio interno hanno diverse asset class per dare la possibilità da un lato al gestore di andare a cercare opportunità di rendimento dove ci sono, perché evidentemente questo è l'aspetto preponderante, dall'altro al consulente, al risparmiatore, di trovare quelle che sono le soluzioni più adatte al proprio profilo di rischio. Non esiste un prodotto che va bene per tutti, però esistono diversi prodotti che possono interpretare in modo articolato e diverso quelle che sono le condizioni di mercato.